Ciao strimpellari, ma soprattutto strimpellini. Oggi mi insegni una canzone splendida che io canto da tantissimi anni. È facilissima, tre accordi soltanto, ma è meravigliosa. Allora, prima di cominciare, vi ricordo che vi dovete venirci a trovare su chitarrafacile.com, dove trovate tantissime lezioni e corsi di chitarra pensate per tutti quelli che vogliono imparare a suonare la chitarra. Venite anche a trovarmi sul mio canale YouTube, Libero Iannuzzi, per vedere tutte le cose che faccio con i bambini e con la musica. Allora, è una canzone splendida, molto facile da suonare, non facilissima da cantare, a dire il vero, perché parte da molto in basso, arriva abbastanza in alto, ok? Però se siete bravi a cantare, se siete bei canterini, vi divertirete sicuramente con pochissimi accordi, ok? Quindi questa la insegno a voi bimbi perché è veramente, veramente facile. Tre accordi che sono i primi tre accordi che io insegno a tutti i bambini, i più facili di tutti, ok? Vi voglio dire questa cosa. Molti pensano che il giro di do, la minore, re minore e sol, sia la prima cosa con cui cominciare. Non sono d'accordo, il do e il sol sono difficili per i bambini all'inizio. Io consiglio di iniziare con la maggiore, re maggiore, mi maggiore, sono più facili perché le dita stanno tutte vicine. Soprattutto se questi bimbi hanno delle chitarre grandi, prendere il do richiede un'apertura di dita notevole, il sol non ne parliamo nemmeno. Quindi vi consiglio di imparare subito questi tre accordi, perché tante delle canzoni che pubblicherò io su questo canale, su Chitarra Facile, ogni giorno alle 14, conterranno questi accordi, la, re e mi. Ok, già ne abbiamo fatte tante, con questi accordi ne faremo tante ancora. Allora, come si suonano? Come al solito, nelle note di questo episodio avete il link per andarvi a scaricare i diagrammi degli accordi, il testo della canzone con gli accordi scritti sopra e anche un disegno da colorare. Ok, adesso però vi mostro come si suonano nota per nota. Allora, il La maggiore, molti insegnanti, molti chitarristi, quasi tutti lo fanno così. Io però personalmente lo faccio così. Così me l'ha insegnato il mio maestro, Daniele Bazzani, e io mi trovo molto meglio, sinceramente, e trovo che sia più facile da questa posizione passare poi al Re e al Mi. Quindi io ve lo insegno in questa maniera. Terza corda, secondo tasto, ci mettiamo l'indice. Quarta corda, secondo tasto, ci mettiamo il medio. Seconda corda, secondo tasto, ci mettiamo l'anulare. Quindi tutte e tre le note stanno sul secondo tasto, ma su tre corde diverse, ok? Se siete abituati a fare il La nell'altro modo, non fa niente, è uguale, ok? L'accordo è identico, il suono è uguale, cambia solo il modo in cui lo prendo. Vi faccio sentire, questo è il La, diciamo così, standard. Questo è il La come lo faccio io. È uguale, non cambia niente. Poi il Re maggiore. L'indice resta sulla terza corda al secondo tasto, stesso posto dove stava con il La maggiore, solo che l'anulare va giù, sulla prima corda al secondo tasto, no scusate, il medio va giù sulla prima corda al secondo tasto e l'anulare scivola avanti, sempre sulla seconda corda, ma stavolta sul terzo tasto. Per andare a Mi poi l'indice, indovinate un po', resta sulla terza corda, deve solo scivolare indietro di un tasto. Il medio va sulla quinta corda al secondo tasto e l'anulare sulla quarta corda al secondo tasto. Ma in questa canzone c'è il Mi settima, che vuol dire ancora più semplice, vuol dire che devo togliere l'anulare. Quindi mi bastano due dita per farlo, facilissimo, ok? Adesso avete capito perché io suono il La così, perché l'indice, suonandolo così, si trova già pronto per andare a suonare il Re, oppure per andare a suonare il Mi, rimane sempre sulla stessa corda, ok? E quindi ci fa da punto di ancoraggio, da guida, eh? Possiamo prenderlo come punto di riferimento per non perderci, perché che succede tante volte? Togliete un accordo e vi perdete, non sapete più dove dovete mettere le dita. Suonando il La in questa maniera siete in grado di passare al Re e Mi avendo un punto di riferimento fisso, ok? Allora, vediamo la canzone. Ogni città. Qua va molto in basso con la voce. Qualche guaio ha,
ma qua e là c'è serenità, ma non a notte in gamma. Poi vi ho messo tra parentesi la settima. Cos'è la settima? È il la senza l'indice o senza il medio se state facendo il la in questa maniera, ma in ogni modo con la terza corda che suona a vuoto, quindi qualsiasi dito abbiate messo sulla terza corda toglietelo e questo è il la settima, ma siccome ve l'ho messo tra parentesi non è indispensabile farlo, potete anche fare il la normale, ok? Allora, come suonarla per quanto riguarda la mano destra? Potete fare tutte pennate in giù, come vi ho detto tante altre volte. Se siete principianti ma volete lo stesso divertirvi a suonare questa canzone, va benissimo. Quindi, ogni città qualche guaio ha, ma qua e là. Potete semplicemente fare una bella pennata in giù ogni volta che compare un accordo, ok? Oppure potete fare, cioè un sa sa un sa sa, un colpo sulle corde basse, uno sulle corde alte e ritorno. O anche col pollice e le dita, se non usate il plettro, che sono ancora più contento, suonate come me con le dita. Colpo sui bassi e poi sugli alti facciamo giù su un tatta un tatta un. Ogni città qualche guaio ha. Vedete che funziona benissimo. Oppure potete suonare come facevo io l'arpeggio, ok? Se sapete già fare l'arpeggio non c'è bisogno che vi spiego come, se lo sapete fare vuol dire che già siete bravini e quindi ve lo potete trovare da soli. Io lo suono con il basso alternato, stile un po' finger picking diciamo, ma va bene, adesso siamo andati un po' oltre, ok? Questo è per chi già è bravo, magari per i vostri genitori. Ricordatevi di guardare bene gli accordi, provarli uno per uno prima e poi provare a suonare la canzone, ok? Rimettete il video dall'inizio e provate a seguire me, non c'è bisogno che cantiate all'inizio, canto io e voi semplicemente suonate gli accordi quando li suono io, quando sono scritti sul testo. Quindi dovete venire giù nelle note dell'episodio, cliccare sul link e andare nella nostra pagina dove trovate gli accordi col testo, il disegno da colorare e tutto il resto delle cose che vi servono per imparare questa canzone. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto questo video perché io sono molto contento, oppure ditemi anche se non vi è piaciuto, ditemi che cosa c'è che non avete capito. Scrivetemi nei commenti se vorreste vedere qualche altra canzone, così io me la preparo. Venitemi a trovare anche sul mio canale YouTube, Libero Iannuzzi, è facilissimo, non esiste nessun altro Libero Iannuzzi su internet, quindi ogni volta che cercate Libero Iannuzzi su YouTube, su Facebook o da WhatsApp, trovatemi, ok? Venite a trovarci su chitarrafacile.com perché là trovate tantissime forze di chitarra. Buona giornata, buon divertimento, ci vediamo alla prossima canzone.